Allora, ci troviamo Moby Dick con Fata Garbatella. Cosa sono queste magie settembrine? Allora, le magie settembrine, parlo piano perché qui ci sono gli studenti che stanno studiando. Le magie settembrine sono le iniziative che faremo a settembre come tempo ritrovato. L'8 settembre per me è una giornata importante perché mio padre conobbe mia madre nel lontano 8 settembre del 43, proprio vicino alla Fontana Carlotta, perciò io ogni anno faccio una passeggiata ricordando quello che accadde a Garbatella l'8 settembre del 43. Partiremo dalla Piazza delle Culture, come l'ha chiamata Zingaretti, perché è tra il Palladium e il Moby Dick. Farò vedere dentro com'è diventata Moby Dick, cioè gli ex bagni pubblici, poi faremo tutto un discorso sulle strade di quello che accadde l'8 settembre e non solo. Arriveremo poi per le strade delle donne, perché la Garbatella è femmina, arriveremo naturalmente vicino a Francesca Cabrini e poi arriveremo a Piazza Caterina Sforza e fino a Rosa Raimondi Garibaldi, dove c'è il 18B, che è uno spazio dell'associazione Masnadieri messa a disposizione. Faremo una pericena dove potremo anche, con 10 euro, iscriversi all'associazione, avere l'aperitivo e presentare il libro, quello che è stato fatto da poco da 12 persone, proprio il primo quaderno di Moby Dick, chiamato Garbatella allo stabilimento dei bagni pubblici, di Innocenzo Sabatini, l'architetto visionario. E poi? Poi questo lotto, il 10 invece, finalmente ce l'abbiamo fatta grazie all'assessorato del Comune di Roma, che ha Dopo quanti dato, anni? prego, Dopo quanti anni? indovina un po'. Tu che hai fatto il gemellaggio Garbatella-Cuba, l'abbiamo 16. fatto prima a fare il gemellaggio, bravo, 16 anni, perché è vero che quando c'era Borgna abbiamo fatto il film Povere ma belle, poveri milionari, che incontrammo Victor Cavallo e in quell'occasione ricorderò che ho chiesto anche di mettere una targa a ricordo di Victor Cavallo, altro garbatellano. Ma la cosa importante di Poveri ma belle che faremo è che cercheremo di mettere a confronto i giovani di 60 anni fa e i giovani di adesso. Perciò anche compito tuo di invitare i tuoi Eh amici sì, ragazzi, e io spero venite. che vengano anche i ragazzi di Moby Dick, basta farglielo sapere. E la cosa importante è che verrà il compagno di banco di Maurizio Arena, perciò noi faremo all'Arena Garbatella con due film a 5 euro con la visita guidata gratis che metto a disposizione di voi. E faremo le strade di dove sono stati girati i film. E la cosa bella che verrà anche il regista che ha fatto La mia famiglia a Soqquattro, che abita a San Paolo, perciò sarà una cosa proprio fatta sul territorio. E questo naturalmente è una bella vittoria, perché non spendiamo assolutamente soldi, soltanto chi è che viene al cinema 5 euro insomma per visita guidata e due film, ma la cosa bella è che faremo un confronto tra i giovani di 60 anni fa e i giovani da adesso. I giovani di 60 anni fa ci sarà anche Enzo Staiola, il famoso Bruno dei ladri di biciclette, ci sarà Rossana Di Lorenzo, ci sarà il compagno di banco e poi ci sarà pure Garbatella, che naturalmente chi lo fermerà, Fulvio, e poi tante altre persone della Garbatella vera, che è ben felice di riparlare di com'era la gioventù 60 anni fa e poi di come è adesso, perciò anche per dare un po' di speranza ai giovani, che pure 60 anni fa si lottava per avere un posto di lavoro, però i sogni poi siamo riusciti e tutti quanti, quasi tutti, a realizzarli. Io 60 anni fa ero piccola, però Maurizio Arena con gli altri era già grande. Poi ci sarà la favola, quel ragazzino chiamato Dino, letta da Luciano Roffi, e Corrado Croce, che declamerà una poesia in lingua romana dedicata alla Fontana Carlotta, che Roma 3 ha promesso che a breve restaurerà, perché tutto è pronto, i soldi ci sono, il progetto c'è. Perciò ci Forse altri vediamo. 16 anni. Vabbè, l'importante è la costanza, perché la Garbatella è stata messa, e nasce il 18 febbraio 1920, la prima pietra viene messa il 18 febbraio, che era il giorno delle ceneri,
ma era la chiesa, festeggiava Santa Costanza, perciò o la chiamiamo Costanza o la chiamiamo Tigna, ci vediamo tutti, a poveri ma belli e l'otto di da Moby Dick. Grazie. Ragazzi, la garbatella è nonna. Certo, certo, perché noi, perché la cultura è di tutti, poi questa è la piazza delle culture. Va bene. Grazie. Tanto pure.